Bergamo sta sognando ad occhi aperti. I sogni non costano nulla, per fortuna, una delle poche cose ancora gratis, fruibile ai giorni nostri. Tu, tra l'altro, hai già coronato un sogno europeo negli anni 60, vincendo la Coppa Italia nel 1963, nella stagione 63-64. Hai disputato il primo turno della Coppa delle Coppe contro anche allora lo Sporting Lisbona, che poi abbiamo ritrovato nell'87-88. Sì. Anche tu hai provato l'ebbrezza delle Coppe Europee. Io ho provato qui, ho provato col Milan. Sì, sì, beh, io ovviamente dico con la maglia dell'Atalanta, è chiaro, poi, col Milan. Certo. Sono esaltazioni nuove, sono momenti belli, ci auguriamo che adesso l'Atalanta le possa ripetere questi momenti di entusiasmo. E in questo momento, visto che mi hai chiesto che bisogna sognare, ed è giusto che sogniamo, sì. Se non sogniamo adesso, quando possiamo sognare? Direi che forse potremmo sognare a livello dell'anno del Verona che ha vinto il campionato. Esagerato, però. C'è chi ci crede. È un sogno. C'è chi ha scommesso anche qualche euro sull'Atalanta vincente per quanto riguarda lo scudetto. Chi lo l'anno sa? Di Bagnoli, che a Verona non si pensava mai, certo. ma tanto non arriverà. Poi alla fine chi ha vinto il campionato è il Verona. Bene. Mi fa piacere. Sogniamo in grande. Sogniamo in grande. Mi fa piacere questa ventata di ottimismo, anche perché nel calcio ci vuole. Va bene rimanere, certo, con i piedi per terra, non montarsi troppo la testa, però viva Dio, il calcio è proprio quella scappatoia che ti consente di entrare in percorsi così immaginifici che magari proprio alla vigilia di una stagione mai nessuno si può aspettare.